ha riposto il clima di profonda collaborazione in seno al Consiglio Comunale. Continua. Giovedì sera full immersion di materia urbanistica per il civico consesso marinaro, che ha approvato all'unanimità ben 6 piani di lottizzazione. Una task force necessaria, perché i piani di lottizzazione servono a dare il via libera a qualche cantiere privato. In un momento del genere rappresentano uno spiffero di ossigeno all'economia cittadina e per questo è stato importante trovare una soluzione politica. Ovviamente le polemiche e gli strascichi trovano sempre posto, specie dopo l'approvazione del bilancio, e in questo senso tiene banco il caso De Salvo. Mentre la dichiarazione di indipendenza è ancora oggetto di valutazione del circolo locale del PD contro il giovane consigliere di Carrubba, si è scagliato giovedì sera Ezio Raciti, secondo il quale De Salvo in questo modo tradisce il mandato elettorale. Colgo l'occasione, ha detto in aula il capogruppo di Futura Riposto, per ribadire la mia completa invece dipendenza al mandato che sono stato chiamato a svolgere, al contrario di De Salvo. Il consigliere Raciti dovrebbe pensare alle sue di incoerenze, ha risposto a propria volta Sebastiano De Salvo, secondo il quale sono state diverse le circostanze, come nel caso dell'azzeramento delle indennità, in cui Raciti ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra. Insomma, gli scontri, anche nelle serate di pace in via Archimede, non mancano mai.